sta succedendo? Mettiamo le cose in chiaro. La colpa è dei militari. La Casa Lunga è diventata un ospedale. Quanto sono svenuto. Ehi, Nick, mi spieghi che è successo? Oh mio Dio! Chi può fare una cosa del genere? Ma quante persone ha ferito? E nessuno è riuscito a fermarla. Oh, santo cielo. Betty! Dancing, caro. Sei sveglio. È stata Augustine a farti questo? Sì. Pensavi davvero che ti avrei venduto a quella squadrina arrogante? E poi, al giorno d'oggi, sembra che tra i ragazzi vadano molto i piercing alle gambe. Vuoi dire che tutti... Siamo a Comish. Ci aiutiamo l'un l'altro. Nessuno ti ritiene responsabile di quanto è successo. Già. Neanche tu dovresti. Ehi. Non vergognarti di ciò che sei. Non dipende da te. Sei nato così. Io so solo che... ora sono uno di loro. Tu non sei uno di quei... bioterroristi dagli occhi di demone che vanno in giro a uccidere senza remore. Tu sei un bravo ragazzo, a cui esce soltanto il fumo dalle dita. Siamo qui proprio perché mi esce il fumo dalle dita. Ehi, non ci provare, sai? Se inizi a fare il disfattista, me ne torno a dormire, perché devo riposarmi per tornare in forma e camminare di nuovo. E ora... posso farlo, visto che sei sveglio. Non preoccuparti. Me la caverò. Davvero. Vedrai. Sistemerò tutto. Oddio, Dalsin. Oh. Diavolo, pensavo che ti avremmo perso. Un po' di cemento nelle gambe. Ci vuole ben altro. Beh, immagino che la guarigione rapida rientri nella tua... condizione. A proposito, la cosa strana delle mani è passata ora. Non saprei, sai. Non si fuma nella Casa Lunga, ricordi? Già. E non voglio ostacolare la loro guarigione. Guarigione? Dalsin, le condizioni di questa gente non miglioreranno. Stanno morendo. Non puoi sapere. No, ma i dottori che sono venuti qui mentre eri svenuto, loro sì. E hanno detto... hanno detto che quei frammenti possono uscire solo nel modo in cui sono entrati. Cosa? Sì. Ma no, quello era il cemento del potere di Augustine. Già. Oh, diavolo. Ora io e te andiamo a Seattle e la prendiamo. Ehi, aspetta, cosa? Pensi che con il tuo fascino la convincerai a tornare qui? Andiamo, so che hai preso una botta in testa, ma direi che tra voi non è scoccato il colpo di fulmine. Reggie, questa è colpa mia. Io devo rimediare. No, diavolo, Dalsin, ti sei appena rimesso in piedi. Lo so che vuoi renderti utile, ma i medici hanno detto che... l'unico modo per estrarli è con lo stesso potere, ho capito. Il che significa che non ci serve Augustine. Ci basta il suo potere. Ok, ora non ti seguo. Sono come una spugna per poteri, ricordi? Se ho preso il fumo,
assorbirò anche il cemento. E se il fumo fosse stato un caso? Eh? Pensa, ci vuoi passare sopra a quanti? Un migliaio di gorilla di DUP per arrivare a lei? Sì, qualcosa del genere. Ti spiego in auto. Quale auto? Non hai un'auto, tu... La mia auto... Ok, ho già previsto tutto. Ci sei? Ce la spassiamo in città? Facciamo un salto al buffet di Poteri Conduit e facciamo il pieno. Una visitina allo Space Needle, ho sempre voluto vederlo, e poi a casa a salvare qualche vita. E mentre noi ce la spassiamo in città, non credi lei potrebbe spassarsela, sai, con noi? Quella frase ha senso. Il senso è che Seattle ha 500.000 di abitanti che non provano esattamente un amore folle per i bioterroristi. Credi adoreranno te? No, ma io sarò diverso, ok? Oh, okay. Non ho intenzione di fare come loro. Io voglio salvare vite. Sarò come certo. Superman. Sì. Io curerò i malati. Ehi, eroe, credi ti organizzeranno una parata? Svegliati, dai. Senti, non preoccuparti, Della. Sistemeremo le cose. Troveremo una cura. Una cura? Sparare fumo dalla punta delle dita non è esattamente normale. Solo perché una cosa non è normale non significa che serva una cura, ok? Van Gogh non era normale, Gandhi non era normale. Sì, ma la gente non aveva paura di Gandhi, capito? Però ha paura dei bioterroristi, sono mostri. Vedi, ti hanno riempito la testa di... Merda. Ottimo. Beh... Dovremmo andare a piedi. A piedi? Cosa? Già. Dove vai? Ehi! Diavolo. Porca merda. Hai visto che roba? Senti, nel caso ci avessi ripensato, io... Stai scherzando? È uno spettacolo! Questa è solo distruzione. Questa è autodifesa, Reg. Hanno allestito un posto di blocco per attaccarli. Perché sono bioterroristi. Beh, non ha fermato quei conduit e non fermerà neanche questo. Che figata, è una Las Vegas post-apocalittica. Beh, questa deve essere la nave madre. Cristo, Delsin! Ehi, stai bene? Bene. Sto molto meglio di bene. Credo di avere un nuovo potere. Già? Oh, sì! Questa è roba nuova e da sballo! Delsin, non è da sballo per niente. Qui cerchiamo di risolvere i tuoi problemi, non di crearcene altri. Credi che Augustine se ne starà lì a fare niente? Devo potenziarmi se voglio affrontare la regina del cemento. Ehi, io spero di evitarlo. Potrebbe esserci un altro modo per arrivare ad Augustine. Quale altro modo? Quale altro modo? Ho diverse conoscenze qui a Seattle, ok? Alcune in polizia. No, se no, chiediamo no, loro no, aiuto... No, no. Questo non è il punto in cui arriva Reggie e mette tutto a posto. Non è quello. Questa non è una responsabilità tua, riguarda me. Ehi, c'è qualcuno? Mi sentite? Ecco, perfetto. Vuoi aiutare qualcuno? Salva la damigella in pericolo. C'è non nessuno! È... Ok, va bene. Andiamo insieme, oh, forza. No. Ho no, bisogno... Vai tu a fare il super poliziotto, ok? Io ti raggiungo tra un minuto. Ok, ma non andare da nessuna parte. E per l'amor del cielo, non toccare niente! Ah, io tocco tutto. Ehi là. E tu sarai il primo. Ok. Ok, inizio a pensare... Aspetta, lo stavo usando! Ah, forse devo ricaricare le riserve di fumo. Sono pronto. Ehi, così dovrebbe andare. Mi servi qua su. Ah, amico,
Non immaginerai mai che cos'era quel rumore. Intanto raggiungimi. Un pullman di aiuti umanitari è rimasto bloccato. Sto cercando di convincerli a scendere dal pullman, ma non vogliono lasciare a bordo i medicinali. Tu digli di resistere. Al pullman ci penso io. Delsin, so cosa stai pensando. Non farlo. Ho sbaragliato una flotta di quadricotteri. Posso anche liberare un pullman. Così ci vuole troppo. Devo trovare un modo più rapido. Nessuno mi può fermare! Delsin, ti avevo detto di non... Non ti sento, Reggie. Il clamore del mio successo è troppo forte. Delsin, non sono... Ti ho perso. Devo aver riattaccato per sbaglio. Ok, da qui la strada è libera. Ora posso salire e viaggiare comodo fino a Seattle. Dai, Reggie, apri, andiamo. Guarda questo. E là? Delsin, c'è un problema. Dei passeggeri ti hanno visto fare le tue super magie, sgombrare la strada. Eh? E hanno paura di te. Cosa? Senti, te l'ho detto, i bioterroristi non sono troppo apprezzati. Sono la nuova Rosa Parks e vogliono relegarmi nei posti in fondo? No, è che vogliono tu stia fuori, capisci? Non vogliono farti salire, ok? Dicono che se sali tu, scendono loro. Che vadano a piedi, che importa? Guarda che non ci metto niente a sfondare la porta. Non ci pensare nemmeno. Questa gente non ha mai visto niente del genere e ha paura, ok? E non li biasimo. Ha detto che sfonderà la porta, via! Signore, mi dia un secondo. Senti, li porto dall'altra parte del ponte e poi torno a prenderti, ok? Ci metto 5 minuti. Dai, capisci anche tu che non posso farti salire. 5 minuti. Ascolta, attiva il tracciamento GPS del cellulare nel caso ci separassimo. Ah, intendi come adesso? Attenzione, la demolizione programmata del ponte 520 ordinata dal PD avrà inizio a breve. Tutti i cittadini e i veicoli hanno l'ordine di... Sembra un'informazione utile. Delsin, devo aiutare gli operai da... Il DUP, liberando il ponte. Tornando per te, quindi... Reggie, sei lì? Che sta succedendo? Ehi là! Ehi! Ehi! Ti serve una mano? Ah, merda. Un bioterrorista. Ehi! È uno di quei vostri! Ok. Wow! No, 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 no! Ah! Ah! Ah, questa storia della guarigione rapida mi tornerà utile. Sentite, voglio solo attraversare il tunnel. Ok, mi arrendo. Non farmi male. Visto? Non siamo dei mostri. Dillo anche agli altri. Attenzione. La demolizione programmata del ponte 520, ordinata dal DUP, inizia adesso. Non saranno diramati... Che accidenti succede? Reggie! Forza, Reggie, rispondi! Oh, mio Dio.
Era un ponte. Arrivo, Reg. Andiamo, bomba blu. Vale la pena tentare. Ok, mondo, avanti così. Su, con calma. Storia che tu e Reggie siete partiti per Seattle? Non è un gran momento, Betty. Ok, ma sii prudente. Mantieni il controllo. Sarà fatto, ciao Betty. Resisti, Delsin, sei quasi passato. Quando finisci, ponte maledetto? Dammi una mano! È una specie di braccio da lanciatore. Delsin! Ok, va bene, andiamo. Ci sono. Grazie per la mano. Guarda qua. Ah, stai imparando a controllare i tuoi nuovi sintomi. Già. L'unico inconveniente che c'è è che... No, non mi viene in mente nulla. È una figata assurda. Davvero? Nessun problema? E quei tizi armati fino ai denti che ora vogliono farti male? Molto male. È un problema? Sì. Ascolta, per quanto ne so, potremmo anche superare la loro sorveglianza, perché tu non sei un normale bioterrorista. Normale? No, no, se intendi normale come quel gregge di pecore tutte in fila per farsi ispezionare. No, Reggie, non sono normale. Hai visto cosa ho fatto sul ponte? Quei tizi li spazzo via. Senti, perché non proviamo a passare quei posti di blocco senza dare nell'occhio? Dopo sarà più semplice muoverci in città. D'accordo. Bene, facciamo come vuoi tu, basso profilo. Senti, promettimi che arrivati là resterai calmo. Ehi, una volta mi chiamavano Mr. Calma. Nessuno ti ha mai chiamato così. Mai. Sei davvero preoccupato. Ascolta, questi DUP non avranno i poteri che hai. Cioè, che hanno i normali bioterroristi. Ma il governo li ha dotati di poteri sufficienti a ridurci entrambi in poltiglia. Ok, mi hai rovinato la vacanza a Seattle. È ufficiale.
Quanto hai detto che sono rimasto svenuto? Una settimana. Wow, quindi il DOP ha messo in piedi tutto questo? Sì. Si sono tenuti impegnati. Una volta che saremo passati, parlerò con un paio di miei colleghi poliziotti per cercare di avere accesso al database della polizia. Nel frattempo, tu cerca di non attirare l'attenzione. Potrebbero spaventarsi se mi presentassi da loro con un bioterrorista. Ok, sei tu il capo. L'arma è registrata. Sono un agente di polizia. Non mi vuole sull'autobus, non mi fa conoscere gli amici. Facciamo al meglio delle tre? Delsin, corri! Scordatelo! Delsin, resta al riparo! Non dirmi come combattere! Regge sulle torri! Meraviglia! Me ne sono stato buono, come mi hai detto. Resta nascosto. Ti chiamo quando so qualcosa. Aspettate! Vengo in pace! Altrimenti apriremo il fuoco! Che diavolo state facendo? Dovreste pro... Date la forza per resistere agli attacchi! Ho ottenuto l'accesso al database della polizia di Seattle. Pare che il DOP abbia occhi e orecchie dappertutto. Allora, strappiamogli gli occhi e tagliamogli le orecchie. Ti vedo sul mio GPS. Non sei lontano da uno dei loro centri di comando mobili. Se lo disattivi avranno maggiore difficoltà a seguire i tuoi movimenti. Centro di comando mobile, capito. Che aspetto ha esattamente? Dovrebbe somigliare a un grosso furgone corazzato con dei portelloni laterali e un'apparecchiatura per le comunicazioni sul tipo. Di averlo trovato. Somiglia a un camper pieno di luci e con della ferraglia sul tetto. Ok, dovrebbero esserci dei pannelli di ventilazione lungo i lati. Se riesci a farli saltare, il nucleo si surriscalderà e sarà esposto. Distruggere i pannelli, ricevuto. Che sensazione!
centro di comando mobile e distruggilo. Dovrebbe rendere le cose più semplici. Devi essere rinforzi. Preferisco i tipi più piccoli. Iniziano a giocare sporco. Preferisco sicuramente i tipi più piccoli. Vorrà dire che ti sei sbagliato e potremo comunque tornarcene a casa. Ehi, come va, bello? No, merda. Beh, ha funzionato? Non c'è tempo per verificarlo, i DUP mi attaccano da ogni parte. E allora scappa! Credo che seguirò il tuo consiglio. Ok, Reg, senti, i tuoi amiconi in blu possono fornirci informazioni su quei nuclei trasmettitori? Sembra che li abbiano installati in tutta la città. La polizia di Seattle li tiene d'occhio perché il DUP non vuole rivelare a cosa servono. Ma puoi scoprire dove si trovino gli altri? Certo, ok. Devi inviarmi le coordinate sul cellulare. Così puoi continuare ad assorbire nuovi poteri? No, scordatelo. Wow! Mio fratello vuole che io combatta la super mega bioterrorista suprema di tutti i tempi, ma con meno poteri. Non ho detto questo. Beh, forse non è il caso di rimandare. Mi conviene andare subito da Augustine e farla finita con questa storia. Chissà cosa succederebbe. Va bene, ho capito. Senti, tu stai lontano da Augustine e io ti invierò i dati che ti servono. Grazie, Reg, sei il miglior fratello del mondo. No, il miglior fratello del mondo ti avrebbe chiuso in uno sgabuzzino a Solomon Bay per il resto della tua vita. Non credo che uno sgabuzzino possa fermare un conduit, ma mi fa piacere che tu voglia rinchiudermi. Reggie, dovresti vedere che roba. I DUP hanno preso il possesso della città. Camminano tutti a testa bassa, sembrano terrorizzati. È la legge marziale. I militari portano al collasso la città e i cittadini per assumere il controllo. Beh, fanculo l'esercito di occupazione. Così te non lo griderei ai 420. Breve, ma intenso! Squisito!